Certo, la Svizzera avesse avuto uno come Robben, aveva un suo compagno di squadra nel Bayern Monaco, ovvero Shaqiri, è stato molto bravo anche in occasione di quella palla gol che ha avuto Xhaka dopo soltanto una ventina di minuti, prima saltando l'avversario e poi appunto servendo l'assist al compagno. Di questa Svizzera ci rimangono soprattutto i numeri, no, di questo giocatore fantastico, Federico. Ma sinceramente mi ha fatto ancora una volta una grandissima impressione. Palesemente gioca da balcanico, quindi esagera, non ha misura, però ha dato tre palle da mettere in porta sostanzialmente. Una, quella più clamorosa, è quella dopo, dove su una palla che veniva dalla difesa è riuscito ad anticipare tutti, a metterla sulla corsa uno dalla porta e poi l'ultimo cross. Ma in generale, io credo per una squadra come la Svizzera, che fa fatica a costruire, perché Neymar e Berami, diciamo così, sono giocatori che danno aria al gioco, avere lui davanti, che non c'è un'azione in cui non se la fa dare, lui se la fa dare, se la fa dare, tu dalla me, poi lui la mette giù, lo devono raddoppiare e la squadra respira. Avere un giocatore, lo cerca il raddoppio, lo cerca, no, lo aspetta per poter dire adesso facciamo giro, poi la mandiamo di là. Oh, per gli altri conta questo, perché se no non potrebbero neanche provare a giocare. Prima di andare a Salvador de Bahia a collegarci con Daniele Adani e Maurizio Compagnoni, parliamo di...